Buongiorno, grazie di essere venuti, benvenuti a Il Mercato in Digitale, un evento e un progetto di digitalizzazione delle imprese che vuol partire proprio dalle imprese agroalimentari e per questo motivo siamo voluti venire qui oggi al Mercato Centrale. Per questo motivo ringraziamo Umberto Montano, il presidente del Mercato Centrale che ci ha ospitato. E naturalmente ringraziamo il partner di questa iniziativa che è Google Italia. Dopo ci sarà Diego Ciulli, che è un po' l'inventore dei progetti di digitalizzazione delle imprese e che negli ultimi due anni e mezzo è stato molto vicino ai nostri progetti. Ci saranno i ragazzi digitalizzatori Gaia e Riccardo che spiegheranno che cosa è stato fatto in questi due anni per le imprese e che cosa sarà fatto quest'anno, quindi un'occasione per tutti gli imprenditori presenti qui. E soprattutto è venuto a trovarci Fabio Vaccarono, che è Managing Director di Google Italia, quindi il numero uno di Google Italia, e ringraziamo per essere venuto qua a testimonianza del lavoro ottimo svolto dal nostro team di digitalizzatori e anche, credo, a testimonianza dell'importanza del nostro territorio di Firenze e la Toscana per una multinazionale come Google. Non sarà la sua una presentazione ordinaria, ma abbiamo scelto la formula dell'intervista e da intervistarlo sarà il presidente di Camera di Commercio di Firenze, Leonardo Bassilichi. Da quando è presidente della Camera ha spinto moltissimo sulla digitalizzazione e per cui due imprenditori digitalizzatori a confronto. Prego. Grazie a tutti, grazie Marco. È chiaro che quando noi si è già fatto eventi tipo questo durante l'anno scorso e per me sono stata una grande sconfitta, ve lo dico sinceramente. Grande sconfitta perché volevamo avere più imprese che si digitalizzavano. Ora scusate questa tristissima, mi ha reso più umana questa cosa. Comunque più aziende entravano nel mondo della rete e se ne raccolte poche, gratis, a carico della Camera di Commercio. E con le mie Camere e Google avevamo fatto un accordo che permetteva questa attività. Ne abbiamo avute poche, ma più che altro la sconfitta è stata sul mondo dell'occupazione giovanile. Noi abbiamo preso tutti i ragazzi e tutti quelli che volevano venire a lavorare per il primo lavoro entro 29 anni, potevano fare un percorso con Google e poi entrare dentro queste imprese per crescere. Ecco, ne abbiamo avuti pochi. Ecco, per me è una sconfitta enorme. Quindi partiamo da una situazione che per quanto mi riguarda è un limite. Allora io ho detto non ci sto. Non ci sto perché il mondo della rete è lì, ci possano entrare tutti. E noi abbiamo tutte le nostre imprese che ci hanno davanti clienti, perché c'è un marciapiede, c'è un numero di clienti che gli passa davanti, lì ce ne sono miliardi e non lo vogliono andare a prendere, non ci sto, non ci posso credere. Abbiamo un'occupazione che è necessariamente bisognosa di aumentare e non ci siamo. Allora ho chiesto, Fabio, ho bisogno di usare tutte le carte che ci abbiamo, vieni te e aiutami a spingere al massimo questa iniziativa, perché possa avere anche una rilevanza da un punto di vista di simbolismo, mediatica e tutto quello che serve come meritiamo da qui in poi. Scusate questa premessa che entra poco rispetto alle domande che devo fare a Fabio, ma ci tengo particolarmente. Entriamo nel merito. È chiaro che alla fine di queste domande ci saranno tutto un percorso operativo per come Camera di Commercio vi supporterà insieme a Google per entrare nel mondo digitale, quindi per tutti quelli che decideranno sì, mi interessa. Ora speriamo di andare a convincere quelli che non sanno se è giusto entrarci o no. E la prima cosa che io rilevo, e la vogliamo fare semplice, basica. Voi sapete, io di esperienza imprenditoriale ho un'azienda che lavora nel mondo dell'informatica e tendenzialmente dei pagamenti, quindi sui pagamenti elettronici, quella che voi vedete, i POS, le macchinette, gli ATM. Quindi sono molto sensibile al pagamento, cioè come tutti, Però in quel caso io sono sensibile doppiamente. E mi diceva un mio collega ieri, sapeva che oggi avrei avuto l'occasione di intervistare Fabio, dice: ma lo sai cosa ci sta succedendo nel nostro mercato retail, mercato Bassilichi, cioè quindi dove ci sono i supermercati? Che prima, ma non prima, i prodotti che ci sono alla cassa, avete presente tutti i miei prodotti che ci sono alla cassa,
avevano un picco di vendite perché avevano era un mercato di vendite importante, come sapete nei supermercati le posizioni sono importantissime, e quella alla cassa si incode, chiaro, e prende tutti quei prodotti. Da non so quando, dall'informazione che Fiber ha rilanciato, è calato le vendite vertiginosamente, perché la gente invece di stare a prendersi nell'attesa di prendersi le caramelle e tutto quello che produce, si mette al telefono. È cambiato il mondo. Allora io dico, tutti quelli sono indecisi e magari lo stanno facendo, ecco, il mondo è cambiato di già e quelli lo stanno già soffrendo. Detto questo, Fabio, mi sono promesso di farti delle domande semplici, perché so della tua grandissima, Fabio è un grande comunicatore perché sa raccontare in maniera semplice delle cose complesse, eh? Quindi mi è sembrata la persona più giusta. No, nulla contro Diego, eh? Diego Giulio che si ammazza tutto l'anno con noi per fare questo, proprio sull'occasione. Allora, la prima domanda, visto che siamo nel mondo agroalimentare, per noi è, diciamo, una delle filiere importanti del nostro territorio. Come sono messe le nostre aziende nell'e-commerce? Cioè, secondo, diciamo, la vostra stima, la vostra conoscenza, com'è la presenza online delle aziende nel mondo agroalimentare in generale, ma possibilmente nell'agroalimentare, se ci abbiamo un'esperienza? Beh, intanto grazie di questa occasione, per me è un grande piacere essere qui, anche in questa location, devo dire, molto innovativa, anche, diciamo, è un po' una metafora dei temi che toccheremo oggi, no? Un crocevia tra tradizione e innovazione. Ma intanto distinguerei brevemente tra il concetto della presenza online e il concetto dell'e-commerce. La maggior parte delle nostre aziende deve ambire, e legittimamente, a essere in rete, anche se poi non desidera, per una serie di ragioni, vendere necessariamente i propri prodotti attraverso la rete. Cioè non è un fatto automatico. Questo perché? Perché poi, se andiamo a vedere, il numero di transazioni effettuate online dal punto di vista dell'acquisto è molto rilevante e crescente nel tempo. Ha una grande opportunità sul mercato nazionale italiano, perché siamo un po' indietro rispetto agli altri paesi europei, ma rappresenta soltanto, diciamo, una porzione dell'iceberg di tutte le attività che i consumatori globali fanno sulla rete. La prima attività è quella della ricerca, per esempio. La ricerca di ho un bisogno, e attraverso motori di ricerca, siti internet, app e così via, vado a cercare le cose che mi servono, e lo faccio con una scala globale. È una cosa molto importante. Nella prima era della globalizzazione ci avevano detto: siete bravissimi voi italiani, avete degli imprenditori geniali, vogliamo tutti mangiare come voi. Peccato che fosse una fase di globalizzazione basata sulla scala, sul muscolo, sull'avere grandi multinazionali dell'agroalimentare con capacità di accordi strategici, con capacità di condizionare il trade, con capacità di avere rapporti con i governi e così via. Quindi noi abbiamo sempre detto: siete eccellenti, ma siete piccolini. Oggi siamo entrati in una fase della globalizzazione dove la size non è più rilevante, perché abbiamo delle piattaforme distributive di raccolta e trasmissione delle informazioni che hanno la capacità di raggiungere, nel momento in cui vi sto parlando, la bellezza di 3 miliardi di utenti connessi in rete sul pianeta. Il dato interessante però è che in 3 anni e mezzo, quindi di qui al 2020, gli utenti internet del pianeta saranno 6 miliardi. Per cui immaginate il potenziale: un'azienda che ha sempre avuto un mercato di nicchia perché magari fa un prodotto super eccellente, con il fatto che è un'azienda italiana, quindi sostenuta anche dall'immagine che il Made in Italy ha spontaneamente nella testa dei consumatori globali, oggi può continuare a rivolgersi a nicchie, ma nicchie di magari decine di milioni di consumatori. Quindi l'e-commerce italiano è sicuramente un po' indietro rispetto all'e-commerce europeo. Un altro mito che desidero sfatare: non è che l'e-commerce italiano è indietro perché il consumatore digitale italiano sia indietro rispetto a quelli degli altri paesi. Oggi manca proprio l'offerta. Noi vediamo e calcoliamo quella che chiamiamo la bilancia commerciale del click. Oggi un consumatore italiano che vuole comprare prodotti in rete va in rete più o meno come i suoi simili francesi, spagnoli, tedeschi e inglesi, ma compra da produttori stranieri, i quali hanno creduto prima dei nostri imprenditori al valore della multicanalità attraverso il digitale. Quindi oggi la buona notizia è che questo gap dell'e-commerce italiano, che si sta assottigliando, è un gap dovuto a un mismatch, a una non piena sovrapposizione tra la domanda e l'offerta. Quindi la nostra esortazione a mettersi a pensare a una strategia digitale per la propria azienda è quanto mai viva e vitale. Grazie, ma a questo punto mi viene un'altra domanda. Ma
consideriamo, noi siamo, Firenze è un territorio, diciamo, che va dal centro fino a tutta l'area vasta, anche se io non parlo per Firenze, sono per Firenze chiaramente, ma tanto per fare un esempio, abbiamo il Mugello, che è un posto molto vicino a noi, ma un po' remoto, dove c'è magari un produttore di prodotti che possa essere un caseario o comunque qualcosa di simile. C'ho un prodotto, ma davvero io che sono in mezzo a una montagna riesco a farmi vedere nel mondo? Ma poi c'è anche la logistica, no? Che mi crea un problema, perché io ho questo prodotto e come lo devo prima farlo vedere nel mondo, e non sono convinto che mi riesca, mi sento tanto piccolo o tanto inutile in questo momento, da questo punto di vista, e poi lo devo anche spedire, ma queste cose funzionano? Allora, distinguerei la risposta in due parti. Allora, sulla capacità e la possibilità di far vedere nel mondo il proprio prodotto per un piccolo ma eccellente produttore, fino a ieri c'erano delle enormi barriere all'ingresso alla comunicazione di massa e soprattutto alla comunicazione internazionale. Se voi pensate quali erano gli operatori che potevano fare delle campagne di comunicazione di marketing internazionali, veramente in Italia li contiamo nell'ordine delle centinaia. Oggi la buonissima notizia, sulla quale non insistiamo abbastanza, è che si è completamente rimossa e frantumata la barriera di accesso alla comunicazione evoluta per i piccoli e i piccolissimi. Oggi noi abbiamo delle piattaforme, cito YouTube, che è nostra, non per dovere d'ufficio, ma potrei citarvi qualsiasi piattaforma di online video. Ebbene, YouTube raggiunge 2.4 miliardi di telespettatori 2.0 al giorno. Noi abbiamo visto in altri paesi come gli Stati Uniti, l'Inghilterra, la Germania, delle case history proprio di storytelling online di piccole e piccolissime aziende che ti raccontano come fanno il sughero, come fanno la distillazione del whisky, perché poi sono anche piattaforme che si prestano a formati più lunghi, e quindi un imprenditore che si preoccupi di vedere valorizzata la propria presenza online ha veramente la possibilità di fare dei racconti molto profondi, con grande capacità di intrattenimento, con grande capacità di promozione, ma con una scala e con un costo distributivo del messaggio enormemente più basso di quanto non avvenisse nell'epoca dei mass media. Quindi, diciamo, dal punto di vista della capacità di promuoversi e di essere magari dei nanetti ma sulle spalle di un gigante, oggi sono stupito dal fatto che, allora, c'è stata molta crescita in questo senso, ma non ce n'è stata quanta sarebbe stato lecito immaginarsi, perché francamente è un'opportunità irripetibile. Sul tema logistico e distributivo delle varie cose, noi ovviamente come europei abbiamo un problema oggi. Internet, che è per definizione un ecosistema che rende tutti i business dei business digitali, ma soprattutto tutti i business dei business potenzialmente internazionali, non solo in termini di opportunità, ma anche in termini di minaccia. Per questo bisogna darsi una mossa, perché se fino a ieri ero protetto da un ambito competitivo, diciamo, locale, oggi il mio consumatore che va in rete può far sbarcare nello stesso ambito competitivo dei produttori che fanno beni concorrenziali rispetto ai miei, che magari sono stati prodotti in un'altra parte del pianeta, per cui il mondo si accorcia e diventa più piatto. Detto questo, noi abbiamo un problema, perché ci saranno tendenzialmente due grandi aree di innovazione e di economia digitale, che saranno ovviamente il Nord America e presto la Cina e il blocco asiatico, i quali operano e agiscono tutti con le stesse regole normative, logistiche, distributive, doganali, di dazi e così via, perché hanno creato un mercato unico digitale. Oggi in Europa, al netto degli effetti recenti, Brexit, non Brexit e tutta la turbolenza che ne consegue, noi abbiamo legislazioni internet, digitali, distributive per l'e-commerce, 27 paesi, 27 legislazioni diverse. Allora, se io penso al contributo che ha dato la creazione del mercato unico europeo alcuni decenni fa alla crescita economica della nostra regione, noi non possiamo, policy makers, opinion makers, operatori di settori, che spingere in modo molto compatto affinché anche l'Europa si doti sui suoi 400-450 milioni di consumatori di un vero mercato unico digitale che permetta al nostro produttore eccellente di mozzarella di non preoccuparsi poi della complessità territoriale distributiva per raggiungere il consumatore finale, rispetto al quale magari si è fatto trovare in rete perché magari aveva fatto un video di racconto e di promozione particolarmente efficace. Quindi, se un problema che abbiamo noi, ora vedo gli amici della Forestale su cui stiamo collaborando, perché abbiamo anche un tema di aperta di legalità ma anche di tutela delle nostre imprese che fanno bene facendo in casa. Quindi noi, attraverso risolti questi problemi, avremo anche forse la possibilità di difendere più il prodotto Made in Italy rispetto agli altri prodotti, perché la tracciabilità è insita nel prodotto. Magari
che il limite che abbiamo è come si valorizza però il mio prodotto rispetto a un altro, cioè ti faccio vedere una mozzarella, te la faccio vedere in foto e quindi come combatto con la mozzarella fatta da un'altra in Tunisia che va su questo mercato, per un utente americano e per lui sono tutte e due uguali. Beh, anche da questo punto di vista la rete offre delle opportunità inimmaginabili fino a ieri, sia da un punto di vista della scala, della capacità di raggiungere pubblici di destinazione, quindi di far sapere le cose, che dall'altra dal punto di vista della tecnologia che ti permette di renderlo vivo questo prodotto. Allora, parto dalla scala. È perfettamente evidente che se tu hai qualcosa da difendere, se hai un vantaggio competitivo, come hanno i produttori italiani, perché i nostri prodotti sono migliori e più desiderabili, ovviamente avere degli strumenti di accesso democratici che raggiungono miliardi di persone al giorno ti permettono, se ti dai da fare, di raccontare la tua unicità e perché magari vale la pena spendere un pochino di più per avere the original one, quindi di educare i consumatori globali. Da un punto di vista tecnologico poi le possibilità sono infinite, oggi con il video, con la realtà aumentata, con le app che possono essere messe dentro uno store, con la creazione di canali tematici digitali, beh, veramente ogni piccolo produttore si può trasformare in un operatore che fa del cinema aziendale 3.0, 4.0. La mia vera proposta, ed è anche la vera sfida, per essere il nostro paese un paese bello come è, ricettacolo di ogni forma di attrazione turistica, museale, artistica, oggi c'è poco made in Italy in rete. Se voi ci pensate, i contenuti della rete sono prevalentemente anglosassoni, no? Quindi un'altra delle sfide che noi abbiamo nella riconversione del nostro ecosistema tradizionale per portarlo ad avere successo in rete è proprio quello di far vivere l'Italia attraverso la potenza delle nuove tecnologie digitali. Si può fare, un mito da sfatare è che la cosa sia costosa, e molto meno costosa di quanto non avvenisse nel mondo tradizionale, perché intanto le piattaforme distributive ci sono ed è possibile partire leggeri salendoci sopra. E dall'altra, rispetto a un 30 secondi televisivo o un 30 secondi radiofonico, oggi c'è veramente la possibilità di mettere i propri contenuti in rete e, se sono contenuti di interesse, vedere l'attenzione che monta del tutto gratuitamente in molti casi. Quindi, ora, fino a qui ti ringrazio, perché almeno a me è chiaro, poi magari lasci pochi minuti per vedere se ci avete anche qualche riflessione voi. Quindi, fin qui è tutto chiaro a livello nazionale, perché insomma, a me interessa l'Italia e la guardo nella sua interezza, poi... Ora però c'è una domanda abbastanza, diciamo così, di parte. Mi sembra di aver letto qualche volta che diciamo, Firenze è abbastanza cliccato, bene? Quindi se questo è vero, e ti chiedo conferma, un'azienda che espone diciamo così, il proprio prodotto nella vetrina nell'ambito Fiore in Firenze potrebbe avere, diciamo così, un maggior valore. Beh, adesso non dato puntuale, però sicuramente è facile fare un piccolo sillogismo. Siccome Firenze è un brand globale, ciò che è vero nel mondo offline tende a essere replicato nel mondo online. Quindi mi aspetto, come è sicuramente, che Firenze abbia veramente una quantità di attenzione, di ricerca, di posizionamento rispetto ai ranking di ricerca particolarmente significativo. Ovviamente una volta che ci sono delle piattaforme che raggiungono miliardi di consumatori al giorno, poi il tema della competizione per l'attenzione è particolarmente importante, per cui se all'inizio ci si sente, come dire, piccoli e frammentati e si vuole iniziare a imparare senza necessariamente sostenere un investimento autonomo di realizzazione di asset digitali e poi di promozione del traffico su questi asset, il nostro suggerimento è sempre quello di partire leggeri, che è una grande logica degli startup digitali, e di appoggiarsi su chi in qualche modo ha la capacità di aggregare traffico per unità di tempo, di aggregare utenti unici, visualizzazioni e pagine viste è già in qualche modo consolidato. Questo è vero per esempio anche per l'e-commerce, posso partire da piattaforme, da scaffali virtuali che esistono già, creando una partizione per la mia azienda e andando a sperimentare a vedere quali prodotti ruotano e quali meno. Bene. Allora nel mente faccio una domanda barra considerazione, perché e magari se voi ci avete intanto una domanda da fare così possiamo vedere. Ma allora la domanda è: se c'è tutto questo mondo di opportunità, se è anche così facile, se stiamo dicendo cose, ce le siamo sintetizzate, se è alla portata di tutti e se in questo momento Google e Camera di Commercio, ognuno in camera, hanno messo strumenti che permettano a chiunque voglia farlo senza investire se non il proprio tempo
la propria cultura e basta, gli chiediamo solo questo, chiediamo solo di investire nella propria cultura, ma le risorse le mettiamo noi, ma perché qui non c'ho la ressa? Questa è una bellissima domanda. Io credo che molto spesso mi chiedono che cosa serve veramente, che cosa manca all'Italia per essere un paese che subisce. Allora, l'Italia ha fatto dei grandissimi progressi negli ultimi anni, ma per essere un paese ancora più avanti, e spesso c'è il tema infrastrutturale, no? Tutti tendono a portare il discorso su la banda larga, la copertura di rete. Allora, questi temi qui sono temi sacrosanti, c'è un piano del governo serissimo, il mio modo di vedere molto ben fatto, che sicuramente ci doterà di infrastrutture per il digitale all'avanguardia rispetto agli altri paesi europei. Detto questo, il mio convincimento personale è che non meno importante, anzi forse più importante, sia proprio la cultura per il digitale. Noi non ce ne siamo resi conto, ma siamo entrati in un'epoca di terza rivoluzione industriale. Noi tendiamo ancora a pensare al digitale come una roba che riguarda soprattutto quelli che hanno fatto uno sviluppo di startup nuove, quelli che fanno le app, quelli che vivono in rete, quelli che fanno i grandi operatori di viaggio. La vera sfida del digitale per un paese come il nostro è prendere le eccellenze che erano eccellenze nel mondo 1.0 e rendere queste eccellenze ancora di maggior successo nel mondo del digitale. Per fare questo occorre avere competenze, cultura e sensibilità. Purtroppo mi rincresce ricordare, c'è una ricerca fatta insieme a Union Camere che dice che ancora oggi il 40% dei piccoli imprenditori italiani, magari eccellenti nel fare il loro prodotto, magari di grande successo nell'era che in qualche modo si sta esaurendo, dichiara al 40% di questi imprenditori che internet non è una cosa importante per il futuro della sua azienda. Guardate, io ho due convincimenti, non solo perché lavoro per Google, ce li ho proprio personalmente. Di qui al 2020 ogni business diventerà un business digitale. E di qui al 2020 ogni business avrà opportunità internazionali oppure sarà esposto a minacce internazionali. Noi stiamo andando verso un mondo dove tutta l'economia è fondamentalmente un'economia a infrastruttura di rete e dove gli ambiti competitivi per loro definizione diventano internazionali. Se noi non riusciamo ad aiutare, ben vengono queste iniziative, veramente mi piace lodare la Camera di Commercio di Firenze perché è stata insieme a noi veramente sul forefront, come diciamo, sulla linea d'urto dell'innovazione. Veramente avete una Camera di Commercio che per noi è stato un interlocutore senza pari in Italia. Allora, se noi non riusciamo a far capire queste cose, ben vengono iniziative di questo tipo, abbiamo veramente, nella migliore delle ipotesi, una gigantesca opportunità mancata. Nella peggiore, rischiamo di avere un danno emergente. Ti ringrazio Fabio, ti ringrazio anche per lo stimolo verso la Camera di Commercio. Io penso che se noi serviamo a qualcosa, serviamo a aiutare le imprese a fare un salto. Qui ce l'abbiamo pronto e quindi io, per me sarebbe un fallimento se non riesco, sia per il Made in Italy, cioè riempire di contenuti la nostra Italia che sta sul mondo, sulla rete, sia per i nostri imprenditori che si meritano di riuscire a sforzarsi a farlo. Quindi se almeno mi riesco vuol dire che ho sbagliato io, perché vuol dire che non siamo riusciti a spiegarmi. Quindi io insisterò, quindi prima di dire non mi riesce, insisterò ancora. E io, se c'è qualcuno che ha qualche domanda, ben venga. Volevo chiedere, noi siamo un produttore di vino naturale, di olio, di miele, abbiamo il nostro sito online di vendita. Negli ultimi mesi ho notato come Amazon Prime abbia avuto un boom, cioè qualsiasi cosa io cerco salta fuori Amazon, perché comunque Amazon è uno schiacciasassi, perché investe in pubblicità, per cui qualsiasi cosa. Ora il mio dubbio è il tempo di andare su Amazon? Io non vorrei andare su Amazon, perché andare su Amazon è un po' come andare nella GDO, nella grande distribuzione. Il mio olio diventa uguale a mille altri, magari quelli fatti da Nuova Zelanda o in Cile o via dicendo. Quindi noi piccoli combattiamo anche con questo. Noi abbiamo anche un bed and breakfast, io combatto con Booking per la brand protection, io spendo soldi a Google per proteggere la mia immagine, perché sennò tutte le prenotazioni passano attraverso Booking.com. Ecco, questo è un punto abbastanza critico secondo me da tenere presente, è una difficoltà. Io che non credo che ci sia una ricetta universale. Allora, ci sono delle ottime ragioni se si hanno i prodotti, il brand e la volontà di investire in qualche modo, di restare da soli.
Ciò detto, ci sono delle grandi piattaforme che per loro natura sono molto affermate, che possono essere utilizzate, diciamo, come un ponte tra il punto di partenza e il punto di destinazione di arrivo. Per cui magari in una fase iniziale posso usare eBay, posso usare Amazon, posso usare altri sistemi, diciamo, che si sono consolidati nella capacità di concentrare traffico per portare il traffico sulla mia landing page, per farmi conoscere, per mettere dei cookie, per fare del retargeting e così via. Non sono nella condizione di dire quale sia la strategia migliore, veramente dipende moltissimo tra preferisco avere una capacità di copertura, di raggiungimento del mio target e del numero di vendite per unità di tempo molto elevato, allora decido di fare un po', come lei diceva con una metafora che mi sento di sottoscrivere, non dico il private label ma un brand che sta dentro lo scaffale della grande distribuzione, ma una volta che mi sono fatto conoscere lì posso a tutti gli effetti, se ho la forza, reggere poi dei monomarca invece, come avviene nel mondo della distribuzione tradizionale. Guardate, alla fine le logiche di riflessione strategica, manageriale, imprenditoriale che riguardano internet, al di là di qualche technicality, sono assolutamente identiche e speculari a quelle che ci sono nel mondo dell'imprenditoria, della strategia manageriale tradizionale. Quando io insisto sulla cultura digitale, non insisto infatti sulle technicalità. Oggi anche in Italia ci sono delle filiere, dei provider, dei fornitori di servizi che al pezzo tecnico riescono a risolvere la condizione di efficienza e di economicità anche abbastanza significative. Mi riferisco alla cultura digitale quando dico che i nostri imprenditori non sempre stanno pensando al futuro del proprio business come un business di rete. Non sarà un optional, sarà così. E quindi bisognerà prendere il bagaglio delle cose che si sono imparate nella nostra vita, diciamo, nel mondo tradizionale, e cercare di applicare le stesse categorie strategiche, commerciali, di marketing e comunicazione al mondo virtuale. Sì, una domanda e una risposta anche. Quindi accetto la provocazione fatta dal Presidente Bassili e ringrazio anche per l'iniziativa. Io chiedo la risposta, la cultura digitale, la cultura dell'utilizzo degli strumenti, non è che mettendo mezzi a disposizione si accelera, perché purtroppo bisogna entrare nella testa delle persone e nella testa degli imprenditori. Abbiamo mediamente ancora chi dirige le aziende un'età molto evidente da digital divide, per cui è ancora più difficile. Con le nuove generazioni questo sta cambiando, ma sta cambiando anche moltissimo grazie all'introduzione più degli smartphone e degli tablet, che questo necessariamente accelera. Io credo che lo sforzo dovrebbe fare, ma non è una proposta, che dovrebbe fare la Camera di Commercio, riprendere anche i vecchi progetti, che erano quelli che in parte sono stati presi anche insieme a Google, quello dei promotori dell'innovazione, quelli di andare a capire cosa necessita le aziende, perché per fortuna le aziende non sono tutte uguali. E quindi credo, e molti hanno questa sensibilità, ma gli manca la cultura. La cultura non è neanche mettendo tanti mezzi a disposizione, è avvicinandosi agli imprenditori o quelli che stanno per nascere o quelli che sono già esistenti, per fargli capire che questi strumenti sono utili, che li agevolano nella fruibilità dell'informazione. È chiaro che il problema, qui non so se c'è qualcuno della pubblica amministrazione e poi vado a chiudere, se qualcuno ha provato, diciamo, tu sei pubblica amministrazione, Leonardo, quindi, però diciamo tu sei una via di mezzo ancora, nel senso buono, un problema che c'è, se voi aderite, provate qualcuno di voi a utilizzare il suo app, cioè gli passa la voglia, e questo, per questo dico di semplificazione, perché se si deve fare una domanda e poi si deve telefonare a quello e poi si deve chiedere quell'altro, sono questi i veri problemi. Poi chiaro, Google è avantissimo e quindi benvengano iniziative come queste, perché da chi è avanti. Quindi se tesse la pubblica amministrazione accelera ancora di più sulla semplificazione. Mi sento totalmente responsabile finché sono qua, assolutamente. Sul suo appello non entro nel merito, hai perfettamente ragione, ma abbiamo un'idea di come risolvere il problema, perché qui purtroppo ognuno lo faceva per conto proprio e il casino era infinito, quindi hai perfettamente ragione. Vediamo se si riesce a creare una cosa unica per tutta Italia e vada bene per tutti, perché se no ogni comune ce l'ha diverso. Ma al di là di questo, nel merito alla tua riflessione, che è cultura, sono totalmente d'accordo. Noi abbiamo messo a disposizione dei ragazzi che oggi non sono più dei ragazzi ma sono per me dei manager, che stanno costruendo cultura nelle imprese. Poi Diego dopo ve la racconterà meglio, i percorsi operativi che Camera di Commercio ha messo a disposizione con Google, sono persone
che entrano nelle imprese e accompagnano l'impresa nella evoluzione culturale dell'impresa, perché quando poi questa persona ha finito il suo mestiere, l'impresa deve andare avanti da sola. Quindi il nostro problema non è scannerizzare una foto, il nostro problema è aiutare l'imprenditore a fare questo passaggio, che è, come dici te, perfettamente culturale. C'è secondo me una situazione molto italiana di schizofrenia tra l'amministrazione pubblica, di evolutiva dal punto di vista digitale tra l'amministrazione pubblica e gli enti locali, anche per quanto in Toscana, voglio dire, si sono fatti dei passi giganti. Però c'è anche un altro punto: io rappresento i produttori biodinamici agricoli italiani di trasformazione e anche a livello di agricoltura. Lo strumento commerciale digitale per il mondo agricolo, parlo proprio dell'azienda, non necessariamente di nicchia, azienda media, le aziende grandi si sono strutturate, fanno anche e-commerce, c'è tutto un settore, per esempio, del fresco, che incontra dei problemi oggettivi di logistica, per cui, e dei costi di logistica, per cui non è pensabile che l'utenza mondiale di un'azienda che riesce a farti una agricoltura con dei prodotti, nello stesso tempo proporre una metodologia che sia ecosostenibile, quindi che ha futuro. E questo lo dico perché la sfida che c'è oggi è che, rispetto allo strumento avanzato della comunicazione digitale, non fa, è arrivata a un vicolo cieco, è quello dell'agricoltura convenzionale. Io voglio dire, è noto anche a livello di Bruxelles che le tecniche di coltivazione legate all'industria sono arrivate al termine, non hanno possibilità evolutive proprio scientificamente e tecnologicamente fondate, e quindi ora si sta cercando a livello politico, a livello di gestione totale, come fare per questa agricoltura. Allora, io, lavorando nel piccolo, perché in Italia siamo 400 certificati, però ce ne sono 5.000 che fanno, diciamo, biodinamica, vendono sul convenzionale, mi rendo conto che, per quanto mi adopero per cercare di digitalizzare, quindi sono tutte presenti su internet, poi però il passaggio è come intercettare la nuova cultura, quindi fare commercio nello stesso tempo fare cultura sul prodotto innovativo, in un mare di ignoranza complessiva dal punto di vista alimentare, dal punto di vista della qualità intrinseca, non della qualità formale o della qualità apparente. Allora io sto cercando di scervellarmi da ignorante, perché voglio dire, mi occupo come tecnico agricolo, però ho in mano lo strumento SITI delle varie organizzazioni del nostro movimento, e non riesco a poter soddisfare una domanda del piccolo, del medio, quindi entro 20 ettari, 25 ettari di terreno, che ha magari per location, per qualità del prodotto, perché l'olio è abbastanza comune, cioè sul mondo dell'olio d'oliva, per dire, abbiamo un'offerta molto ampia. Allora, come poter riuscire invece, per cose più specifiche, non conservabili per esempio, raggiungere la città? Perché oggi il Google e il mondo della comunicazione, il mondo dei motori di ricerca, il mondo dei siti, secondo me anche dell'e-commerce, non ha necessariamente qualcosa che va oltre i confini. Perché abbiamo nelle nostre città un mercato potenziale enorme che però non viene raggiunto ai prezzi giusti. Ma diciamo che mi sento di sottoscrivere in pieno tutto quanto è stato detto. Anche qui torno al mio punto di prima: l'importante è, quindi colgo gli aspetti positivi dell'intervento, è iniziare a porsi queste domande, così come nel mondo delle aziende tradizionali si fa un'iniziativa, ci si pone una serie di domande per capire come si può fare, come si può valorizzare, come si può far dare più cultura al proprio ecosistema e così via. La stessa cosa riguarda l'economia di rete. Non sto dicendo che è semplice, sto semplicemente ricordando quanto sia imprescindibile. È imprescindibile perché non è più un optional. Un paese come il Regno Unito, che ha il nostro stesso numero di abitanti e più o meno lo stesso GDP per capita, è un paese che quest'anno estrarrà il 15% del proprio PIL dall'economia di rete. Allora, nel nostro caso è più complicato, perché abbiamo meno aziende campione,
che fanno in qualche modo la leadership nei loro settori, per cui la capacità di concentrare digitale dei grandi operatori alimentari, automobilistici, manifatturieri e così via di altri paesi è molto più elevata di quella del nostro paese. Il nostro paese è un paese di dispersione, abbiamo 4 milioni di piccole, medie e piccolissime aziende, è un numero identico in valore assoluto a quello che hanno i tedeschi, siamo la seconda potenza manifatturiera in Europa dopo la Germania e abbiamo una popolazione molto dispersa sul territorio. Il 75% della popolazione italiana vive in comuni con meno di 50.000 abitanti. Quindi sono dei gradienti di cultura, frammentazione dei pubblici di destinazione di riferimento che rendono la partita in qualche modo più articolata. Però si tratta di partire presto, partire leggeri, sperimentare, perché è imprescindibile. Non lo sto dicendo perché chi farà il digitale avrà, come avrà, sicuramente più successo rispetto a chi rimane indietro. Sta diventando proprio una questione di sopravvivenza competitiva. Noi siamo un bivio. Se prendiamo il digitale, lo facciamo bene per le caratteristiche che ha l'Italia, noi possiamo, ve lo metto per iscritto, risalire molte posizioni nel ranking della competitività quantomeno europea, ma sicuramente internazionale. Se noi perdiamo questa occasione perché è complicato, perché siamo piccoli, perché è difficile fare massa critica e così via, noi veramente corriamo il rischio di vedere ridimensionate per sempre le nostre possibilità di competere e di crescere nel nuovo mondo che avanza. Beh, grazie, grazie veramente Fabio. E ora vogliamo essere anche molto concreti, quindi ora lascio la parola a Diego Ciulli che vi racconterà i programmi operativi che con Google andiamo a fare, e poi ci saranno dei nostri colleghi che racconteranno due storie di due aziende che l'anno scorso, come voi, sono messi a sedere a ascoltare e ad oggi hanno fatto un incremento di business per più 40, 50, 60%, ve lo racconteranno loro. Si sta parlando di cose che nascono piccole, per cui gli incrementi possono essere importanti, però è importante sapere che era l'anno scorso a sedere in una cosa tipo la vostra, hanno deciso di seguire questo percorso e hanno fatto un salto. Ricordando una cosa però ai nostri due interlocutori qua, non è che qui si è risolto il problema del mondo, cioè qua noi stiamo dicendo alle aziende prendiamo le opportunità che la rete ci sta dando, voi siete molto già avanti. Cioè, nel senso che mi sembra di aver capito che ci avete già una serie di realtà nel mondo della rete e ci avete le complessità che ci sono nel mondo reale applicate forse in maniera anche esponenziale, perché se è vero che da 1 milione di utenti potenziali dei vostri clienti sono diventati 2 miliardi, 5 miliardi, il problema del marketing, il problema della vendita, il problema della distribuzione ce l'avrete comunque, eh? Cioè non è che si è risolto il mondo, no, se no ci si rischia di... Però secondo me meritano altri tipi di attenzione, altri tipi di profili. Io quindi, Fabio, ti ringrazio veramente. Grazie a voi, è stato un vero piacere. Grazie per l'invito. Io lascio la parola a Diego, che è il nome in codice Diego Ciulli, e vi racconterà qualche cosa di operativo. Buon lavoro. In realtà io chiamerei subito Gaia e Riccardo, così stiamo tutti insieme e facciamo anche noi quelli interattivi. Va bene. Le cose, io partirei dalle cose che vi siete detti fino a questo momento, perché in realtà con la Camera di Commercio di Firenze lavoriamo insieme ormai da, credo, tre anni, sì, abbondanti. La cosa meno famosa, nel senso che poi abbiamo fatto un sacco di cose più grandi e quindi questa è passata un po' in secondo piano, è che abbiamo iniziato a lavorare esattamente sul tema dell'anticontraffazione e della tutela dei prodotti artigianali e dell'agroalimentare tipici. Cioè, prima veniva ricordato da Vassiliki appunto il tema del come far sì che il prodotto agroalimentare italiano online non sia vittima di falsificazioni, e questo è esattamente il motivo per cui nasce Eccellenza in Digitale. Buffo, non si chiamava nemmeno Eccellenza in Digitale all'epoca, si chiamava Google Made in Italy, perché insieme al Ministero dell'Agricoltura facemmo per la prima volta nel mondo una mostra virtuale sui prodotti a denominazione di origine controllata, una serie di mostre virtuali sul Google Cultural Institute in cui raccontavamo
come riconoscere un prodotto agroalimentare unico nel mondo, raccontavamo qual era il legame tra quei prodotti e il territorio di riferimento e consigliavamo ai consumatori perché quei prodotti erano unici. Fra l'altro poi insieme alla Camera di Commercio abbiamo allargato questo tipo di iniziativa a tutti i temi dell'artigianato artistico, e ancora oggi sono online le mostre virtuali relative ai prodotti di eccellenza del Made in Italy. Lo dico perché se c'è questa esigenza ancora, io credo che la possiamo riprendere in mano quella filiera, cioè se quest'anno vi concentrate sull'agroalimentare possiamo tornare a ragionare col Ministero dell'Agricoltura e allargare la platea dei prodotti tipici toscani che sono presenti nelle mostre virtuali sul Cultural Institute, che quindi forniscono agli utenti uno strumento di qualità. Ci spendo un minuto in più perché in realtà su questo abbiamo lavorato davvero tanto un bel po' di anni fa e ci siamo resi conto che il primo problema della contraffazione online non era dovuto alla contraffazione come reato, cioè come dire vendere alle persone prodotti finti per prodotti veri. Quello è un problema che ovviamente compete alle forze dell'ordine, ma il tema dell'online è diverso, cioè è puntare sulla scarsa presenza online dei prodotti e dei produttori originali per vendere il cosiddetto Italian Sounding, che non ha niente di illegale e che quindi legittimamente sta online, ma che spesso va a detrimento del consumatore perché magari sta cercando la mozzarella di bufala campana e si trova un altro tipo di prodotto. Ecco, su questo invece noi possiamo far tanto, perché fa parte esattamente della storia di aiutare i produttori originali a raccontare bene quello che fanno, perché quel prodotto è unico, dove trovare il prodotto originale e fornire ai consumatori la possibilità di scegliere tra il parmigiano reggiano e il parmesan, e siamo abbastanza certi che la scelta andrà verso il parmigiano. La seconda cosa, che in realtà sono loro, quindi è facile questa, ve la raccontano loro, è che abbiamo fatto insieme è mettere a disposizione dei professionisti ospitati dalle Camere di Commercio e formati da Google, che stesse a disposizione di tutte le imprese del territorio e le aiutassero a muovere i primi passi online. C'è stato un intervento prima su questo, perché anche questo si fonda su un errore, peraltro mio, quindi ne parlo volentieri. La prima cosa che feci quando, ormai un bel po' di anni fa, arrivai a Google, io mi sono più o meno sempre occupato di partnership istituzionali per aiutare le piccole e medie imprese a vincere online, facemmo un errore di analisi, cioè pensammo che il problema fosse essenzialmente tecnologico e di costi, e quindi dicemmo: guarda, noi creiamo una bella piattaforma online e diamo alle imprese pubblicità gratis, un sito gratis, il nome a dominio gratis, glielo rendiamo facile da utilizzare e tutte le imprese italiane si faranno un bel sito e inizieranno a vendere online. Non è andata così, anzi poi, siccome siamo anche un'azienda che studia molto rispetto a quello che fa, ci rendemmo conto che portammo un po' di aziende online, ma tendenzialmente ci portammo quelle che ci sarebbero andate comunque. Ecco, il tema è tutto culturale, e allora la scommessa vinta, ora si può dire dopo 3 anni, è stato avere delle persone che nelle camere di commercio vanno dagli imprenditori che non si erano nemmeno posti il problema, li affiancano e li aiutano a muovere i primi passi in rete, perché poi funziona. E quindi, siccome funziona, si tende a creare un effetto emulazione. L'effetto emulazione ci ha portato a lanciare Crescere in Digitale, cioè a dire: bene, se il tema è di competenze, il tema è di avere qualcuno che ti dà una mano a muovere i primi passi sul web, le persone in camera di commercio che ti fanno da consulenti sono il primo step, ma forse possiamo creare anche un po' di lavoro di qualità e darti l'opportunità di assumere una persona con competenze digitali che ti aiuti a creare la tua presenza online. Crescere in Digitale è un po' questo, un po' provare a mettere insieme 2 debolezze del nostro paese: l'alta disoccupazione giovanile da un lato, il basso livello di digitalizzazione delle medie imprese dall'altra, e provare a scommettere sui giovani che non studiano e non lavorano come i digitalizzatori delle piccole imprese italiane. Questa è la sconfitta di cui parlava Bassilichi all'inizio, però siamo davvero nei primissimi passaggi di Crescere in Digitale, e a Firenze siamo in una situazione bella e paradossale, nel senso che
abbiamo molte più imprese che vogliono, che vogliono assumere giovani che seguono la loro presenza online rispetto ai giovani che hanno seguito il corso e che sono disponibili a fare questa attività. Quindi il primo, la prima richiesta che vi faccio uscendo da qua è davvero far sapere che esiste questa opportunità, far sapere ai ragazzi e alle ragazze che, non so, ci sono stati gli esami di maturità, si concludono in questa settimana, ecco, ai vostri amici e conoscenti che si diplomano in questi giorni e che non si iscriveranno all'università, fategli fare il corso di crescere in digitale, perché ci sarà un'impresa a settembre pronta ad accoglierli. Ai vostri amici e conoscenti che si stanno laureando in questa sessione di laurea, dite che un ottimo modo per entrare nel mondo del lavoro è iscriversi a crescere in digitale, farsi il corso, perché davvero ci sono aziende che non aspettano altro che avere dei ragazzi che li ospitino. E poi sono contento di essere qua oggi perché questa esperienza va avanti, quest'anno il Focus Fiorentino, oltre a tutte queste attività che vanno tutte avanti, cioè è sul tema del mercato in digitale e dell'agroalimentare, ma su questo non rubo la scena a loro e quindi lascio a loro raccontare quello che andrete a fare. Grazie. Allora, dunque, io sono Riccardo, lei è Gaia, appunto, e siamo due dei digitalizzatori, così ci chiamano, per portare avanti questa sorta di impatto che appunto è stato scelto a suo tempo da Google e Union Camera, quindi un impatto principalmente culturale nel nostro tessuto imprenditoriale lato digitale. Abbiamo lavorato per 2 anni consecutivi con l'artigianato artistico e abbiamo avuto degli ottimi risultati, nel senso che ci sono state tante imprese in effetti digitalizzate, dopo vedremo meglio di quali risultati parliamo, e questa è in effetti l'artigianato artistico, l'eccellenza con cui spesso Firenze si riconosce nel mondo. Subito dopo, se non quasi a pari merito, appunto c'è l'agroalimentare, motivo per cui come settore, no? Motivo per cui appunto siamo passati a questa novità. Abbiamo incominciato giusto ad aprile e con la fine del 2016 contiamo di incontrare molti di voi. Un breve accenno a come è andata precedentemente. Eccellenza in digitale, quello che vedete scritto lì, è appunto un progetto che è nato 2 anni fa e è stato nazionale, proprio recependo in tantissime delle camere di commercio questa sorta di figura, appunto, come digitalizzatore. Eravamo 132 in tutto. A seconda poi dei risultati più o meno brillanti, appunto, si è proseguito e si è investito lato camera, appunto, di commercio in un'altra edizione, sostanzialmente. Quindi abbiamo già un po' di esperienza. Oltre al grande appeal di cui già ci hanno parlato, del Made in Italy sostanzialmente come grande macro tema, poi c'è anche un'altra cosa che è già stata accennata e qua abbiamo una statistica un pochino più precisa per renderci conto un po' meglio di cosa stiamo parlando, e cioè prima si è parlato anche di e-commerce, non è così necessario, noi non siamo dei fanatici dell'e-commerce, siamo dei fanatici di una presenza online parlante dell'impresa. Perché? Perché l'importante è passare un concetto, e cioè che la transazione commerciale, quindi l'obiettivo principale di un'impresa che vuol fare business sostanzialmente, si conclude al 70% nel 70% dei casi con almeno un passaggio dal web, cioè almeno informativo. Voglio dire, il passaggio può essere azienda, web, azienda, sostanzialmente, non necessariamente l'acquisto si conclude sul web. Quindi ecco, questo è un dato su cui facciamo luce sempre, proprio per convincere chi ancora non è convinto di digitalizzarsi del tutto. Qua vedete anche, tra l'altro, in questa slide Eccedigit, che è il nostro hashtag. Ne potete trovare altri, mercato in digitale, mercato centrale, questa location, e Firenze in digitale sul web in questo momento, perché stanno girando, tra l'altro, nel piano terra gli Instagrammers fiorentini. Questa vuole essere una curiosità che vi comunico proprio per, come dire, anche in questo caso darvi del materiale su cui ipotizzare riflessioni, ok? I social network, quelli visuali che stanno andando molto.
Ok, detto questo, lascio un attimo la parola a Gaia per dirvi i numeri. Questi ci interessano un sacco sempre. No. Che appunto la Camera di Commercio di Firenze ha aderito per ben due volte al progetto Eccellenza in Digitale, che è iniziato nel 2014. Nelle prime due edizioni del progetto i numeri che abbiamo fatto sono questi, quindi abbiamo coinvolto più di 350 imprese. Coinvolgere le imprese cosa significa? Significa innanzitutto che queste imprese hanno ricevuto una consulenza strategica personalizzata, quindi una prima visita in azienda, ora Riccardo ci spiegherà meglio come ci muoviamo sul territorio, e poi hanno frequentato i nostri seminari, che sono sempre gratuiti, li facciamo solitamente in Camera di Commercio, quindi Piazza del Grano 6. Fra l'altro colgo l'occasione per ricordare alle aziende che sono oggi presenti di lasciare il nome al desk, all'entrata, in maniera che poi possiamo comunicarvi le date dei prossimi seminari. Nelle prime due edizioni del progetto abbiamo fatto quasi 70 workshop, appunto tutti gratuiti. Il progetto quest'anno continua. Cosa significa? Appunto, abbiamo già visto che quest'anno ci occupiamo in maniera più precisa del settore agroalimentare. Abbiamo iniziato a fine aprile e nei primi giorni, nei primi 45 giorni dall'apertura delle iscrizioni online al progetto, abbiamo coinvolto un 140 aziende. Quindi hanno già ricevuto tutte queste aziende una prima visita in azienda, appunto quelle del settore agroalimentare, e hanno frequentato i nostri workshop. Per il momento ne abbiamo fatti 6. Parliamo un attimo delle novità del progetto di quest'anno. Oltre al fatto del settore agroalimentare, abbiamo pensato quest'anno di fare una cosa un po' diversa, ovvero di organizzare dei seminari, degli workshop che sono aperti a tutti i settori. Quindi qualunque tipo di azienda che ha sede a Firenze o anche nella provincia di Firenze ovviamente può usufruire di questi seminari gratuiti in Camera di Commercio. E fra l'altro facciamo una formula anche un pochino più nuova rispetto all'anno scorso, perché oltre ai seminari teorici, nel quale appunto affrontiamo temi generali come può essere la SEO, i social, la pubblicità online, facciamo anche dei laboratori pratici. Cosa significa? Significa che ad esempio nel laboratorio pratico della SEO praticamente facciamo prima sì una lezione teorica e poi alla fine un'esercitazione in classe. Quindi abbiamo fatto un lavoro di preparazione precedente al seminario, forniamo a tutte le aziende che vengono al seminario delle estrazioni da Keyword Planner, che è il sistema per identificare le parole chiave offerto da Google AdWords, che è appunto il programma di Google per fare annunci a pagamento online, e quindi le aziende, in base a queste estrazioni, a queste parole chiave che noi forniamo, fanno delle descrizioni di prodotto o di servizio che poi noi correggiamo in un secondo momento e facciamo avere all'impresa. Ovviamente si tratta di una descrizione di prodotto, però è un modo per come dire, insegnare all'impresa come ci si approccia ai testi scritti in ottica SEO. E in effetti questo seminario è sempre esaurito in 4 giorni sostanzialmente. E un'altra cosa nuova che faremo in questo a settembre ormai è un corso pratico sulla fotografia col cellulare, quindi la smartphone photography. Sappiamo tutti quanto ormai i social visuali insomma stanno crescendo in popolarità, e quindi abbiamo pensato di organizzare anche questa cosa. Dunque, questo è il nostro team, trovate qua Donatella in prima fila e Bianca, Donatella, sì, Giulia, trovate altre organizzatrici, esatto. Dunque, per entrare un pochino più nel merito della serie, che cosa fate voi effettivamente? Ci avete dato un po' di dati sparsi, spiegateci il metodo. Ok, vi faccio anche la domanda. Dunque, questo è un po' un metodo di